una breve immersione in alcuni testi, per così dire, classici, emblematici della nostra tradizione letteraria. Lara, dalla spintola Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, e muovendo dal lirico struggente Addio ai Monti, personalizzerà il brano con alcune note da lei scritte. Alina e Filimon, con le loro intense impressioni della loro lingua madre, ghanese e rumeno, offriranno una originalissima, suggestiva versione di passi scelti da La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio. E infine, letto da Cescato Matteo, uno stralcio scritto da Tommaso Marinetti, Il manifesto naturista. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cibi non uguali, note che vissuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari, torrenti, dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse e piatteggianti sul pendio, come branchi di pecore trascenti. Addio, quanto è triste il passo di chi, cresciuto tra voi, si allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. E io, Lara, riuscirò a spedire questa lettera. Addio, dolci colline del Montello. Vi lascio per andare in una città lontana, verso altri spazi e diane. Mi spiace, mi mancheranno questo sapore di pane e questo aroma di funghi chiodini e le luci boschive e l'incrocio di vini cabernet. Addio, mia lingua madre, mio dialetto, mio primo amore sussurrato, campi addormentati, odorosi di fiori e di frutti freschi. Ti affido questi versi di Pablo Neruda, pena il male a fortuna che cade nella mia anima e la riempie. Andare, andare, verso dove e sino a quando? Vi lascio i miei amici e sorelle e fiate amati, sin quando una dolce luna mi riporterà ancora qui. Bravo.